Beh, direi che la lettura della partita è abbastanza semplice, nella misura in cui la differenza è stata quando Bursaspor ha alzato l'intensità difensiva il terzo e il quarto quarto, e noi, anziché rispondere fisicamente a questo innalzamento dell'intensità difensiva, quando abbiamo avuto per 2, 3, 4 volte la possibilità di andare a più 15, anziché essere concreti nel chiudere la partita o comunque mettere un divario importante, ci siamo incaponiti nel lamentarci di situazioni che onestamente a questo livello non esistono. E anziché rispondere con esecuzione, siamo andati incontro a palle perse, che alla fine sono state 21, e direi che è un numero molto alto, sparacchiando da fuori e finendo con un 18% da 3 punti e soprattutto un 50% ai tiri liberi. Quindi credo che siano percentuali che onestamente fai fatica a colmare con qualcosa di diverso che non sia un'attitudine, un rispondere all'intensità che invece Bursaspor ha messo in ogni contatto, e lì noi abbiamo perso veramente il filo in una partita che comunque poteva finire lo stesso punto a punto, anziché perdere l'inerzia e ripeto, e concludere con questi numeri.